Telespettatori di Tele Ischia, si è tenuto un consiglio regionale al quale ha partecipato anche il governatore De Luca, che ha spiegato quelli che sono i punti principali del suo mandato, di questi altri 5 anni di legislatura. Ne parliamo quest'oggi con Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale eletto nelle file dei Verdi e presidente della Commissione Agricoltura, Caccia e Pesca. Grazie Presidente per essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, partiamo proprio da queste ultime deleghe, caccia. Ci sono state ultimamente delle polemiche proprio, insomma, con chi caccia, chi fa questa pratica, perché lei ha detto, insomma, non sono indispensabili in questo periodo, giusto? Beh, tutto nasce da un'attività che hanno fatto alcune, non dico neanche tutte, associazioni di cacciatori che hanno chiesto tramite un esponente di un partito, Fratelli d'Italia, quindi probabilmente sono anche delle associazioni particolarmente politicizzate, la deroga a sparare in zona rossa agli animali. Io ho detto che non ritengo che questa sia una priorità. Credo che ci siano tante altre realtà, tanti altri soggetti che sono veramente in crisi sui quali casomai dovremmo fare delle deroghe, ma non credo che sparare agli animali sia una priorità, scusate se sposto la camera. Rispetto a questo, onestamente, la richiesta che loro hanno fatto di dimettiti, vattene via e così via, ha scatenato per fortuna la reazione di tante associazioni animaliste, ambientaliste e tanti cittadini indignati da questi metodi che sono, devo dire, non di tutti i cacciatori, ma della parte, come dire, più talebana che non può resistere senza sparare e ammazzare qualche animale. Onestamente, io sono lontanissimo da loro. Ma questo non significa che non continueremo a fare l'attività in commissione nel pieno rispetto delle regole e delle leggi, certamente non dando spazio a figure talebane o estremiste di una parte o dell'altra. Lei ha ricevuto la solidarietà del WWF, ad esempio. Anche della LIPU, devo dire, di quasi tutte le associazioni ambientaliste animali, ma di tantissimi cittadini che sono rimasti indignati, anche di molti commercianti, anche di tante persone che fanno attività sportiva. Pensate, noi in questo momento non possiamo tenere aperte le palestre e le piscine, e giustamente mi hanno contattato alcuni gestori dicendo: ma come, noi siamo chiusi e poi questi qua che non fanno, ovvio, che sia uno sport sparare agli animali, questo io personalmente non lo ritengo, casomai è il tiro al piattello. Però indipendentemente da tutto, giustamente tutti gli altri soggetti che fanno attività sportiva hanno detto: perché dovrebbero avere una deroga ai cacciatori, ammesso e non concesso che sia uno sport ammazzare gli animali e non altre attività? Purtroppo loro sono abituati a esprimere, ad avere soggetti a cui impongono la loro posizione, anche perché hanno, come avete visto, dei metodi anche molto violenti, molto diretti, minatori politicamente, hanno degli apparati politici che li sostengono. Non a caso Fratelli d'Italia è da sempre, e la Lega sono grandi sostenitori della caccia, di tutti coloro che sparano agli animali. Sapete che ogni anno la Lega fa la festa, ammazzano gli orsi e poi se li mangiano. E noi invece pensiamo che ci basta un equilibrio diverso. Significa che non fai la guerra ovviamente alla catena alimentare, perché fa parte della nostra vita, casomai spingiamo per ridurre la frizione di carne, ma dall'altra parte ammazzare gli animali non può essere, per sport e per divertimento, non può essere la priorità di una società che è in piena emergenza pandemia. Quindi, in sintesi, in vista anche del periodo natalizio, meglio dare la priorità a quelle attività commerciali chiuse, mi riferisco a settore moda, gioielleria, anche palestre, magari piscine, e poi magari al resto. Ma io spero che noi usciremo ben presto fuori dalla zona rossa e a Natale saremo in zona, insomma, una zona come siamo rimasti sostanzialmente quasi fino a 2 settimane fa, dove la Campania è rimasta sempre in una zona dove non, come dire, che non aveva estreme restrizioni. Resta il fatto che per me è importante e prioritario l'attività che genera commercio ed economia. Torno a ripetere. Io non sono neanche uno che fa la guerra aprioristicamente nei confronti dei cacciatori, anche se sono notoriamente e palesemente contro la caccia, perché ci sono dei cacciatori che oggettivamente veramente amano il territorio, hanno tradizioni. Però voglio ricordare a tutti che ogni anno noi abbiamo un numero impressionante di persone che rimangono ferite dai colpi di arma da fuoco sparati, come dire, alla garibaldina. Che abbiamo avuto delle tragedie, che recentemente alcuni cacciatori hanno sparato l'asino di un campione, un ex campione, se non sbaglio, di rugby, che ha pubblicato il video sulla sua pagina Facebook.
non i cacciatori, i bracconieri ammazzano specie protette, che recentemente su Amazon sono apparsi il kit che è vietato per legge per tagliare le orecchie ai cani per renderli più feroci quando vanno a sbranare, casomai una preda. Ma io non trovo nessun divertimento e nessuna gioia in tutto questo. Dopodiché, se lo pratichi secondo legge, io posso battermi per cambiare la legge. Certamente non posso prendermela direttamente con te. Se però tu chiedi la deroga a una legge che sta tenendo chiusi milioni di italiani e milioni di campani e ha messo in difficoltà enormi fette della nostra società e della nostra economia, immaginare che la priorità per Fratelli d'Italia e la Lega e per a sostegno dei cacciatori non sono i commercianti, i proprietari, i gestori di locali, di bar, di ristoranti, del commercio, i proprietari delle palestre, delle attività sportive, ma sono i cacciatori che devono ammazzare gli animali perché sennò non riescono a vivere. Beh, questo è una cosa che ci divide molto culturalmente. E io onestamente ho espresso liberamente il mio pensiero e non mi faccio intimidire, l'ho detto già ai cacciatori. Hanno sbagliato proprio soggetto se pensano di intimidirmi. Questa frase lei la dice insomma a parecchi soggetti che non la Assolutamente. Quello che intimidisce. devono imparare è che loro possono fare la voce grossa forse con soggetti politici a cui hanno dato il consenso, oppure che dipendono, a cui hanno dato dei soldi o loro sodali. Io sono un uomo libero, libero anche di fare ragionamenti, certamente non oltranzisti nei confronti dei cacciatori. Ma certamente di esprimere liberamente il mio pensiero rimane che tra le priorità che devo dare al mio territorio ci sono tante realtà economiche e imprenditoriali che devo privilegiare rispetto alla possibilità per chi spara agli animali di avere una deroga e un processo privilegiato rispetto agli altri. È stato chiarissimo. Ora andiamo anche nel cuore dell'argomento, cioè i 5 punti del governatore De Luca. L'abbiamo citato il Natale. Secondo lei che Natale sarà? Non glielo chiedo in forma sanitaria, però vediamo che l'emergenza sociale aumenta di giorno in giorno. Ma questo sarà l'elemento più complicato. Noi non so quando usciremo materialmente, perché fuori da questa emergenza, che è una pandemia mondiale, dobbiamo uscirne fuori, ma ne usciremo fuori con un sistema che dovremo ricostruire. Dovremo spendere bene i soldi dell'Unione Europea per creare poi prosperità dopo, possibilità di lavoro lungo, investire sul turismo, sui servizi. Non fare come è successo con il terremoto, dove la camorra e la mala politica si sono mangiati miliardi di lire all'epoca, non dando niente al territorio. Ecco, purtroppo non siamo in tantissimi quei politici che ragionano come me. E questa è una responsabilità che abbiamo tutti, perché poi se eleggiamo consiglieri, sindaci, indagati per voto di scambio di stampo mafioso o collegati alla criminalità, o al cialtronismo o alla delinquenza, non è che possiamo aspettarci che loro facciano diversamente da quello che hanno sempre fatto. Per cui quello che invece noi porteremo avanti, anche con la mia commissione, che è una commissione che riguarda anche i fondi europei, è cercare al massimo di evitare sprechi, di evitare ruberie e di permettere la creazione di lavoro, 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 tutela dell'ambiente e giustizia non soltanto sociale, ma anche ambientale. E soprattutto legale. Ci arriviamo ai fondi europei. Venendo insomma, all'ultimo consiglio, un consiglio fiume durato anche più del previsto, nel quale ha partecipato il governatore De Luca, ha elencato questi 5 punti programmatici per questa legislatura, da poco iniziata, la seconda, e appunto in questi 5 punti figura anche l'ambiente, un argomento a lei caro. Beh, voglio dire, negli ultimi 5 anni, penso anche grazie alla presenza nostra, purtroppo rimaniamo sempre un solo consigliere regionale su 51, ma noi abbiamo ottenuto che cambiasse il piano dei rifiuti. Precedentemente il piano dei rifiuti prevedeva solo e esclusivamente la realizzazione di inceneritori a Napoli Est e a Giugliano. Abbiamo portato la raccolta differenziata da numeri modestissimi, sotto il 30%, a sopra il 50%. Siamo la prima regione del sud Italia. Certo, non abbiamo raggiunto l'obiettivo che volevamo noi, cioè il 65%, ma noi facciamo più raccolta differenziata della Toscana o della Liguria, quindi stiamo andando in quella direzione. Per non parlare poi della realizzazione dei siti di compostaggio, che tutti hanno sempre annunciato, oggi si sono iniziati i lavori per quello di Pomigliano, ma noi dobbiamo realizzarle 12 per
per essere totalmente autonomi e non entrare mai più in emergenza. Poi altri temi che ha affrontato il governatore sono la sburocratizzazione, la valorizzazione del territorio, il lavoro, l'industria. Insomma, sono 5 anni importanti nei quali bisogna lavorare. Certo, la burocrazia, fammi passare il parallelo, in alcuni casi è anche più dannosa, ugualmente dannosa alla criminalità, perché certe volte riescono a fare operazioni, scusami, questa è il risparmio energetico, devi sapere che una delle battaglie che abbiamo fatto è stata quella là di ottenere che nel palazzo della regione non ci sia risparmio energetico, cioè ogni tot minuti si spegne la corrente perché così evitiamo quelle scene orrende di edifici pubblici che vediamo con le luci accese che sprecano energia elettrica in modo indegno, forse perché nessuno di loro deve pagare. Abbiamo avuto un esempio live per Tornando alla burocrazia, un esempio di l'ambiente. mala burocrazia che se ne frega. Tornando alla burocrazia, in alcuni casi la burocrazia è più dannosa, ugualmente dannosa alla criminalità organizzata perché blocca lo sviluppo, non dà risposte ai cittadini e ci rende una qualità della vita pessima. Ecco, veniamo invece a un altro tema che poi afferisce a quella che sono le deleghe, afferisce a quelle che sono le deleghe della sua commissione, quindi anche risorse europee e statali. Una delle grandi sfide del prossimo anno e non solo, che quindi questo Consiglio regionale, questa giunta regionale affronteranno, perché da poco è iniziata appunto il Recovery Fund, una sfida epocale per risollevare l'Italia dopo questa pandemia, ma io direi più che altro per risollevare il Sud ed eliminare il divario nord-sud. Non si può sbagliare un colpo. Allora, i soldi dovranno essere utilizzati, come dicevo prima, per creare un sistema di benessere che guardi al futuro e non solo all'oggi. Il modello sbagliato di gestione di fondi extraregionali, quello del terremoto dell'80, che in particolare a Napoli produsse ladrocini, arricchimento della camorra e commistione, d'altronde indagava proprio sui fondi del terremoto, il nostro collega, perché io sono innanzitutto un giornalista professionista, Giancarlo Siani, la mala politica ladrona che sta con i ladroni e votata da ladroni, perché poi qualcuno li voterà questi ladroni, visto che stanno tutti che rubano. Ebbene, noi dobbiamo avere un altro modello, massimo dell'efficienza, possibilità di creazione di sviluppo e lavoro trasversale e meritocratico. Basta con le clientele, è una grande battaglia, non so se riusciremo a vincerla su tutti i fronti. Però noi ce la metteremo tutto, come abbiamo liberato. Oggi è passato un anno dal giorno in cui al San Giovanni Bosco fu abbattuto il gabbiotto costruito abusivamente. Pensate, dentro un ospedale, nel parcheggio gestito abusivamente, legato ai clan, in mano ai clan della Camorra, c'era un gabbiotto costruito abusivamente dove c'erano i parcheggiatori abusivi. Ebbene, un anno fa, esattamente il 30 novembre 2019, veniva abbattuto e veniva sancita la liberazione dell'ospedale dal clan Contini, dalla gestione dei parcheggiatori abusivi e dalla gestione di altri criminali che avevano preso in mano da tanto tempo quell'ospedale. Si diceva che non era possibile. È stato realizzato quello, possiamo fare molto di più. Dobbiamo liberare dal fetore schifoso criminale e la commissione tra criminalità, mala politica e mala imprenditoria i nostri territori. Per farlo, però, ci vuole il massimo del rigore e il massimo della rigidità. È stato chiarissimo. Vorrei ritornare un attimo sul Recovery Fund, perché notizia di questi giorni che la regione Lombardia pare stia avanzando già le sue richieste per qualche decina di miliardi di euro. Dobbiamo tenere gli occhi aperti qua al sud. Assolutamente sì. Sapete che in passato e anche oggi la maggioranza delle risorse generali al nostro paese vanno per criteri approvati dalla Lega di Salvini e mai eliminati da nessun'altra forza politica. Hanno creato un sistema, ad esempio, nella sanità per cui i fondi non vengono dati in base al numero degli abitanti, ma in base al numero delle persone anziane. In questo modo, grazie all'allora ministro Calderoli, fu garantito alla Lombardia più o meno il triplo dei soldi che prende la Campania, pur non avendo neanche il doppio degli abitanti, ma mica solo la Lombardia prende più soldi di noi, proporzionalmente al numero degli abitanti. Pensate che il Piemonte e il Veneto, che hanno molti meno abitanti, circa 1 milione di abitanti in meno della Campania, prendono in complesso più soldi di noi. Pensate che
Nonostante la Campania sia circa 6 milioni di abitanti e la Lombardia circa 9 milioni di abitanti, noi abbiamo 60.000 dipendenti in meno nella sanità pubblica. E allora questa cosa non può funzionare. Dobbiamo decidere, ed è quello che abbiamo detto oggi in Consiglio regionale, un patto per modificare lo status quo anche nella diffusione e nella, scusa, della distribuzione dei fondi. Diciamoci la verità, molto spesso arrivati a Roma, molti esponenti politici eletti al sud si sono trasformati in soggetti facilmente acquistabili per un pugno di lenticchie, straccioni politici che per poche euro, per poche prebende si sono venduti il nostro territorio. Però è anche vero che li abbiamo eletti noi. E quindi o si cambia anche il criterio con cui scegliamo la nostra classe dirigente a tutti i livelli, dal Parlamento fino al Consiglio Municipale, passando per chi fa attività imprenditoriale e commerciale, lavora nel pubblico impiego nei nostri territori, oppure le cose potranno solo peggiorare. Consigliere, un'altra sfida che la Regione Campania deve affrontare. Lei nella scorsa legislatura è stato presidente della Commissione Sanità, se non erro, No, no, sono membro della Commissione Sanità. membro, e anche in questo mandato, giusto? Faccio parte sempre della Commissione Sanità, sì. E quindi a questo proposito le voglio chiedere un'altra sfida, è l'organizzazione del vaccino anti-Covid. Allora, il vaccino anti-Covid è un tema molto serio perché ci sono opinioni molto discordanti. Sembrerebbe, però io non sono un tecnico e non voglio parlare da tecnico. Sembrerebbe dalle notizie che abbiamo che però dovrebbe essere pronto in numero significativo di dosi tra dicembre 2020 e gennaio 2021, il che significa che entro marzo 2021, se questi tempi fossero rispettati, ci troveremmo in una situazione di una copertura abbastanza significativa della popolazione, almeno della parte più debole e più a rischio della popolazione italiana e quindi anche Quindi ci vuole un'organizzazione anche poi per somministrare campana. E quello generalmente lo fino a. fanno i medici di base. In ogni caso sappiamo che c'è una disponibilità della protezione civile nazionale. Bene, consigliere, siamo quasi in chiusura. Ultime due domande. Abbiamo parlato delle tematiche, insomma, che ha spiegato, illustrato il governatore De Luca in consiglio. Quali saranno le altre sue battaglie, conoscendo anche la sua attenzione per i territori delle isole? Beh, innanzitutto per me ci sta una battaglia prioritaria sulla vicenda del trasporto pubblico a tutti i livelli, e mi riferisco al trasporto su treno, su gomma, ma ovviamente anche al cartello terrificante che è stato fatto da alcuni imprenditori che oggi si rifiutano di dare servizi essenziali ai cittadini delle isole del Golfo, a partire da Ischia, dicendo che non ci guadagnano. Anni fa si voleva liberalizzare quel mercato che avrebbe permesso ad altri imprenditori non solo di abbassare i prezzi, ma di permettere un servizio migliore. Si è scelto di fare, di piegare la testa. All'epoca il presidente della commissione, come ben sapete, era proprio un ischitano, che oggi fa il parlamentare. Si è scelto di piegare la testa a questo cartello. Io ritengo che bisogna rompere il cartello che sta nelle isole per il trasporto pubblico e aprirsi al mercato. Vediamo se continueranno ad affamare di trasporto i cittadini ischitani e a fare dei prezzi veramente inaccettabili. In chiusura il dialogo con le opposizioni, sempre ovviamente per il bene della Regione Campania e dei cittadini. Nelle settimane scorse, insomma, la candidata Presidente 5 Stelle Ciarambino ha proposto un tavolo a tre con De Luca e Caldoro per la questione sanitaria. Poi la Ciarambino è stata eletta anche Vicepresidente del Consiglio regionale e anche si è unito in questa strada del dialogo istituzionale, purché chiaramente chiaro e costruttivo, come sempre si dice. Lei come la vede? Si Ma riuscirà, io sono insomma, favorevole ad avviare questo dialogo? al dialogo chiaro e costruttivo, ma se Caldoro dice per me De Luca ha sbagliato tutto, è il peggior presidente che c'è mai stato, però dialoghiamo, mi sembra un po' ipocrita. O il dialogo è vero o è meglio non fare queste vecchie liturgie politiche che onestamente mi trovano molto lontano. Se io sono per il dialogo con tutti, però se il dialogo parte dal dire non hai fatto bene, lavori male, non sei buono e così via, allora voglio dire, non è un dialogo, è una cialtronata. E come ben sapete, io le cialtronate non le accetto.
Chiudiamo questa intervista così come le chiudo con tutti, istituzionali, persone del mondo medico, ospedaliero, società civile, un appello ai cittadini alla prudenza. Io vi dico soltanto una cosa, massima prudenza e per favore non fate assembramenti, usate la mascherina. Veramente è una cosa assurda, avere una recrudescenza di questo maledetto virus per comportamenti stupidi, superficiali ed egoisti. Grazie consigliere per le informazioni che ci ha dato. Torneremo sicuramente a parlare con lei del Covid, dei vaccini, del lavoro all'interno della commissione che presiede e soprattutto monitoreremo anche l'evolversi dei fondi del Recovery Fund che sono di fondamentale importanza. Buon lavoro! Grazie.